Come mai? Questa è la domanda. Come mai le donne si innamorano di te, Riccardo? Beh, le donne, alcune donne si sono innamorate di te. Come mai? Sei un egoista, e lo sanno tutti. Un egoista. Pensi solo a te stesso, alle tue cose, ai tuoi film, alle tue poesie. Sei un egoista, autoreferenziale, narcisista. Ti guardi continuamente allo specchio. Questo sei. E come si possono innamorare di uno così? Di uno così? Ma parliamoci chiaro, Riccardo. Non lavori? Non hai un lavoro? Sei un mantenuto? Egoista, narcisista? Ma che cazzo, non ti vergogni? Ma le donne sono... Allora è vero che le donne sono matte! Matte! Innamorarsi di uno così. E non vuoi cambiarti, sei inamovibile, sei proprio, come dire, incastrato in te stesso e ne godi pure. Ne godi pure, quasi ne fai un vanto, Riccardo, di questa melma, di queste sabbie mobili che sei. Dio mio, non si riesce proprio a capire. Parliamoci chiaro, eh? Parliamoci chiaro una volta per tutte. Non sai fare l'amore e non lo sai fare. Sei un su e giù, su e giù, su e già, quasi quasi. Diciamo la verità. Poi, ok, tu usi l'ironia, va bene, dici che godi di eiaculazione precoce, godi, mentre gli altri ne soffrono. Però, vedi, godi di eiaculazione precoce perché sei un egoista. Te ne freghi del piacere della tua partner. Sei sempre stato così. Scopi pure male, eppure col fiatone, perché fumi, bevi, sei in sovrappeso, ma porca troia, ma vuoi darti una calmata? Vuoi rigenerarti un attimo? Iniziare a fare un po' di dieta, fumare un po' di meno? Porca puttana, eh? E comprare dei preservativi ritardanti, magari? No, eh? Porca la puttana, oppure andare a un corso di yoga eiaculante ci sarà, no? Eiaculazione yoga, da qualche parte, no? Un corso, cazzo, fai un corso da qualche parte. No, invece stai sempre qui, chiuso in casa, ti fai le seghe, ti masturbi il cervello perché sei uno che pensa, che immagina, che fa, che immagina cose strane, sei anche un perverso polimorfo del cazzo. E diciamo la verità, stai invecchiando e diciamola tutta, 55 anni, 55 autunni, altro che primavere. Porca puttana. Madonna, ti stai ramollendo, stai perdendo tonicità, stai andando verso l'abisso, non ti stai curando. Sarai sempre più solo, 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 come un cane segaiolo. Questo sei. Riccardo, la coscienza ti deve dire la verità, se no non sarebbe la coscienza. Lasciatelo dire, stronzo. Ma tu te ne freghi, vero? Te ne fotti. In fondo ti piaci così, è questa la cosa atroce. Ti piaci. Dio sa come. E alcune donne ti trovano pure affascinante. Madonna, ma saranno sceme, eh? Porca vacca. Ma allora è proprio vero che sono matte. Matte! Riccardo, lasciatelo dire, se continui così. Oltre la putrefazione, ci sarà qualcosa di peggio. Tu dici, cosa ci può essere di peggio della putrefazione? Il fallimento su tutta la linea, tutta la linea. Sei un regista, ma un regista casalingo. Non hai produttori, non ti caga nessuno. Riccardo, mi spiace dirtelo, ma devi affrontare la realtà. Sei una mezza calzetta. E non volevo dirtelo, ma sai com'è? A volte la verità va detta. Sì, una mezza calzetta.
Poi, inspiegabilmente, non si sa come mai alcune persone ti ammirano, ma a questo punto il mondo è pieno di coglioni. Ricky, mi spiace dirti queste cose. Stai tranquillo, stai sereno, c'è di peggio al mondo. Ci sono gli stupratori, ci sono quelli che abbandonano i cani. Tranquillo, c'è Putin. Tranquillo, tutto sommato. Adesso dai, vivi ancora qualche anno e poi di arrivederci a tutti, no? Spero. E vattene da qualche parte. Lascia tutto. Vai in Australia, non so, vai da qualche parte. Dimenticati, ecco, la cosa più bella che puoi fare, Riccardo, è dimenticarti. Fidati della tua coscienza. Adios. Becilla.